Bentornati ad un'altra puntata di In Giro per la Puglia. Oggi scopriremo uno dei borghi più belli d'Italia, Cisternino. E quindi andiamo... Siamo in live. Gentili spettatori, oggi parliamo di un libro chiamato... The Giver. Seguiteci. Dicevamo, The Giver è un libro scritto da Lois Lowry, nata in America il 20 marzo 1937. Il primo capitolo di questa saga, che è composta da 4 capitoli, parla di un ragazzo di nome John. John vive in un mondo apparentemente perfetto, dove non ci sono litigi e nemmeno guerre, insomma, senza imperfezioni. Infatti le famiglie sono tutte organizzate in modo uguale e sembrano tutti felici, finché, all'età di 12 anni, John riceve il carico di portatore di ricordi. Il suo ruolo è quello di ricevere e successivamente trasmettere i ricordi di epoca passata, quando la gente provava le emozioni, vedeva i colori e sentiva la felicità. Purtroppo adesso la gente di questo paese non lo sente più. Jonas riflette molto sui doni che gli vengono dati e quindi decide di fare una cosa già successa in passato, decide di scappare e quindi lasciare ai cittadini la felicità, i colori e le emozioni, cosa che loro non hanno mai provato fino ad allora. Cosa ne pensi di questo libro, Anna Chiara? Io devo dire che generi fantasy come questo non mi attirano molto, perché preferisco i gialli. Però questo qui mi è piaciuto abbastanza. Invece tu? Se devo dire la verità, neanche a me i generi fantasy attiravano molto, ma dopo aver letto The Giver si è aperto un altro mondo davanti a me. Mentre lo leggevo ho provato tristezza per gli abitanti di questo paese, praticamente troppo perfetto. Ho paragonato molto spesso il mondo di The Giver al nostro. Anna Chiara, ma consiglieresti questo libro? Io lo consiglierei da 12 anni in su, non per i contenuti, ma soprattutto per i termini, che sono molto complessi. E voi quanti anni avete? Noi abbiamo trovato una frase che ci ha colpito molto. Si trova a pagina 179. Il donatore lo aveva abbracciato. Ti voglio bene, Jones, era stata la replica dell'uomo. Ciononostante, io ho un luogo diverso dove andare. Quando il mio lavoro qui sarà finito, voglio stare con mia figlia. Jonas, che aveva continuato a fissare onestamente il pavimento, alzò gli occhi di colpo stupefatto. Non sapevo che avesse una figlia, donatore. Mi ha detto che aveva una coniuge, ma non ho mai saputo di sua figlia. Il donatore aveva sorriso annuito. Dopo i lunghi mesi trascorsi insieme, per la prima volta Jonas lo vide davvero felice. Si chiamava Rosemary! Bello il nome Rosemary, vero? Sì. Questo libro è molto bello, quindi gli diamo 5 stelle! 5 stelle, perché questo libro attira le persone che magari non amano il genere fantasy ad intraprendere questa nuova strada. Vi è piaciuto questo libro? Lo vorreste comprare? Scrivetelo nei commenti! E alla prossima puntata!